Direi che più che vado avanti, più che sto invecchiando e più che mi rendo conto della grandezza di ciò che ho vissuto insieme al padre. È stato un uomo eccezionale, effettivamente. Aveva il dono di riuscire ad affascinare, a convincere. Adesso scopriamo una profondità dei suoi sentimenti che abitualmente nella vita comune insieme a noi non ce li faceva presenti, sia anche perché era un timido, poi anche perché non voleva far pesare su di noi le molte prove a cui il Signore lo ha sottoposto. Per esempio, una prova grandissima che lui ha sempre avuto è stata quella di non essere compreso fino in fondo, mentre contemporaneamente invece veniva molto ricercato per ritiri, esercizi, perfino alla Santa Sede. Ma in lui c'era questa inquietudine, santa inquietudine, che cercava solo Dio. E il resto, anche aver predicato a Paolo VI in Vaticano gli esercizi, non lo soddisfaceva. C'è una lettera bellissima del padre a Dossetti, dove dice: ho 48 anni, se la Chiesa mi togliesse anche il sacerdozio, che cosa mi rimane? Mi rimane solo il Cristo crocifisso, che sarà sempre il mio eterno amore. Il concetto del padre è che il Cristo continua nella Chiesa la sua missione di salvifica, nella Chiesa che siamo noi. Della sofferenza e della morte c'è una sorta di catechesi e di preparazione spirituale? Sì, fino ai primi tempi il padre aveva messo nello statuto, e poi è stato tolto in seguito, che il sacerdote della comunità, quando si accorge che un'anima che ha fatto la consacrazione nella comunità è vicina alla morte, glielo deve dire, deve andare a annunciarglielo. Ed è questo l'ha fatto il padre, l'ha fatto con delle prime persone che sono appartenute alla comunità. E bello il risultato, perché per esempio la von Wuster, quando il padre andò a dirle: sai, ti resta pochi giorni all'incontro col Signore, lei uscì nell'esclamazione più bella: alleluia, alleluia, vado incontro al Signore. E un'altra anima di Bologna, anche lei, appena il padre glielo disse, disse: tu sei santo, Signore, tu sei grande, tu sei altissimo. E la morte è la realizzazione del nostro essere. Se non moriamo già da questa vita a tutto il nostro egoismo, i nostri concetti, la nostra mentalità, i nostri schemi, dobbiamo ora già vivere oltre la morte. Infatti in uno dei suoi diari il padre scrive: chi vive veramente nella fede vive oltre la morte. L'ho conosciuto molti anni fa. Abbiamo fatto un ritiro in una piccola cappella con un grande crocifisso, un crocifisso di Santa Maria Maddalena de Pazzi. E io ricordo ancora quest'uomo che ci parlava appunto di Gesù, del crocifisso, con quell'immagine vivissima accanto, che mi è rimasto nel cuore. Dopo più di 60 anni io ancora il tono delle parole, la interiorità di quest'uomo che appunto ci parlava di Gesù come colui che riempie la nostra vita, che bisogna seguire sempre e che bisogna portare anche agli altri. Come comunicava Don Barzotti? Don Barzotti comunicava con se stesso, tirava fuori quello che aveva dentro, e questo lo faceva con una grande libertà. Io credo la libertà di coloro che, figli di Dio, guardano soltanto al Signore, non a un interesse, non a un'approvazione degli altri. Tirava fuori la propria vita, e questo per esempio io l'ho notato bene nelle prediche che lui ha fatto in Vaticano alla presidenza di Paolo VI. Si vede proprio che un uomo che parla alle persone che ha dinanzi, ma ascoltando colui che gli parla dentro e lui contempla anche spiritualmente.
Io credo che da Don Divo Parsotto, come dalla Pira e da altri personaggi, grazie a Dio, forti, quello che conta è quello che esprime i grandi valori dell'umanità, illuminati dalla luce di Dio. Il resto sono tutte cianfrusaglie, sono cose di cui si può fare a meno, che invece di aumentare la bellezza piuttosto la velano. C'è un pensiero che lei ricorda nella sua preghiera o nelle sue attività pastorali? Mi ricordo il suo atteggiamento quando ho concelebrato con lui, proprio di un uomo che è preso dal mistero, che in certo senso si astrae da tutto il resto perché quello che sta facendo, quello che sta dicendo, lo prende completamente. E questo anche nella predicazione poi, per cui quando parlava, sì, ecco, si faceva prendere da questo entusiasmo interiore, sembrava di vedergli sul volto, ecco, il fuoco che gli bruciava dentro. Attraverso la sua predicazione si può percepire questa grande fede, questa grande carica anche di amore che Dio ha messo nel suo cuore. Attraverso i suoi diari si capisce meglio il travaglio interiore e quello che lui effettivamente vorrebbe che tutti noi vivessimo. Lui parlava di una percezione della presenza, dell'amore, dell'azione dello Spirito. Diceva, la vita del cristiano essenzialmente è acquisizione dello Spirito Santo e docilità allo Spirito. E che rapporto c'è tra il Barsotti teologo e il Barsotti mistico? Lui diceva che prima viene questo contatto con Dio, viene questa esperienza di Dio, quindi la mistica. Poi, nella sapienza che è sempre stata della Chiesa, l'apporto dello studio, dell'intelligenza, dell'esperienza della Chiesa, dei Santi, sicuramente è un fattore di grande importanza, di grande aiuto, anche per la vita, vogliamo, di preghiera. Sono un po' due cose collegate profondamente, però deve esserci questo tocco di Dio. Può anche passare attraverso un'idea, uno studio. Per me è consistito nel vedere lui celebrare l'Eucaristia. La prima volta che io ho assistito a una sua messa, per me è cambiato radicalmente la visione di quello che era il sacramento, questo sacramento dell'Eucaristia. Ho visto Dio, ecco, ho visto quello che lui vedeva, ho capito a chi stava parlando. Perché è stato importante nella sua vita Don Barsotti? Sempre cercato di aiutarci spiritualmente per mantenere il carisma, per mantenere, perché lui ci diceva sempre i malati li possono prendere, l'apostolato, tutto quello che è, però la preghiera, il vostro carisma nessuno ve lo può toccare, nessuno ve lo può portare via, dovete mantenerlo sempre, anche a qualunque costo. Anche da parte di alcuni dei padri erano più propensi per la parte sociale che per la parte spirituale delle persone, quindi entravano e lui aveva paura che noi perdessimo questo carisma, si dassimo alle opere sociali trascurando il nostro carisma, le nostre preghiere. L'essere missionaria per me era un desiderio fin da piccola. Solo che per me mi sembrava impossibile realizzarlo perché non ero tanto preparata, non avevo uno studio, mi sembrava a me. E mentre quando la madre mi ha chiesto di andare, io sono stata felice, insomma. Quindi, perché si realizzava un sogno che io avevo fin da piccola. La sua sensibilità si è incontrata con quella di Don Barsotti. Sì, perché lui era, per me era un uomo di Dio, era un uomo che viveva veramente, sentiva Dio dentro di sé, lo comunicava agli altri.
e quindi era penetrato anche in me questo, e questo è stato sempre una spinta di una donazione sempre più totale anche mia al Signore e alle persone, ai prossimi, ai più sofferenti, ecco. Adesso cos'è che le rimane impresso di Don Barsotti? La sua spiritualità. Nel momento della consacrazione, ecco, lui si è trasfigurato, aveva un volto, sembrava un volto di un crocifisso, non era più lui. E dal 1902 noi abbiamo l'adorazione perpetua a Firenze, giorno e notte, non ha mai smesso né con l'alluvione che c'è stato né con la guerra, mai cessato, né giorno né notte. Barsotti è stato un grandissimo comunicatore della fede, il suo contenuto era proprio la fede in Cristo risorto, quindi quando uno ce l'ha si può dire che parli con ex abundantia cordis, cioè dalla pienezza del cuore, era come aprire una chiusa di un fiume, una valvola, e quando lui iniziava a parlare di Dio, questo era il suo argomento principe, dal momento che ce l'aveva dentro lo esprimeva, ed era veramente, si rimaneva colpiti dalla varietà del modo con cui esprimeva il suo contenuto, cioè quando parlava del Signore sia nelle omelie che in altri discorsi passava dal tono accurato, dal tono commosso, a volte forte, anche imperioso, a volte sommesso, proprio come parlasse di una persona viva che lui sentiva e che viveva. Tant'è che quando predicò nel 71 alla Curia Romana, quindi a Paolo VI, con tutti i cardinali presenti, quelli della comunità gli dissero: padre, questa volta si prepari, parla al Papa, eccetera. E lui disse: sì, avete ragione. E scrisse tutti i suoi appunti. Quando poi arrivò davanti ai cardinali, al Papa, eccetera, lesse 10 minuti, poi mise da parte i fogli e disse: no, sentite, io vi devo parlare, mi avete voluto, allora vi parlo in nome di Dio. E lì partì con il suo modo classico, avvolgente, coinvolgente, eccetera, che piacque enormemente. Questo vuol dire che la parola scritta in precedenza lo teneva troppo stretto, aveva bisogno di questo spazio enorme. E io ho sentito in lui subito un padre spirituale, un padre che mi ha introdotto alla vita di Dio, e io debbo tutto a lui, perché quando io dico devo la vita di Dio, ero già cristiano prima, ma qui c'è stato con l'incontro suo un ingresso nel mondo della santità. Non ci si doveva legare a lui, ma a Dio, ecco, figli di Dio. Quindi certamente aveva un fascino e un carisma, però subito poi si avvertiva che non era terminale in lui, e non avrebbe voluto una corte, diciamo, assolutamente. Era proprio, anzi, se tu poi vedeva che tu non andavi a Dio, lui si ritirava immediatamente, perché vieni pure, ma ricordati che sei qui solo per il Signore. Quindi possiamo dire che lui aveva attorno a sé una specie di attrazione, perché parlava di Dio e viveva immerso in questo mistero. Però poi, quando lo avvicinavi, ti dovevi posizionare. O rimanevi lì con lui, ma per andare a Dio, o tornare a casa. Lei ha conosciuto Don Dio Barsotti, ecco, lui era un padre a volte anche severo. Questo era un atteggiamento che lo percepivi sempre in lui, questa grandissima libertà interiore, assenza di rispetto umano, nel senso di sentirsi legato perché una persona rappresenta un'autorità o un... Il padre era liberissimo perché lui guardava soltanto a Dio, cioè il suo punto di riferimento era il Signore, quindi quando è l'unico punto di riferimento per te non ti fanno più paura gli uomini, le loro opinioni, le loro tendenze, quello che va di moda o non va di moda, se puoi essere poi per una tua posizione essere messo da parte.
col suo lavoro cosa pensa di poter dare al cristiano che si ferma a vedere queste icone e a pensare? Tutti noi siamo stati educati a questa sensibilità per l'Oriente cristiano, tant'è che nella nostra liturgia abbiamo assunto delle parti della liturgia bizantina, e questa sensibilità il padre l'ha trasmessa a tutti con la sua predicazione, non soltanto a noi che viviamo nelle case di vita comune. A me fu chiesto di iniziare questa attività i primi anni, proprio ero ancora in noviziato, e da allora praticamente sono 20 anni che mi dedico a questa missione. Cerco di inserirmi un po' in quello che è il mistero anche proprio della scrittura delle icone. Il padre diceva, la nostra conoscenza di Dio non può essere una conoscenza diretta, perché noi siamo creature e Lui è creatore, la distanza è infinita. Come noi si può conoscere Dio? E Lui si è adattato a noi, attraverso il mistero dell'incarnazione è Dio che si è adattato al nostro limite assumendo tutto di noi. L'icona si basa su questo presupposto qua, prende spunto dall'incarnazione, altrimenti sarebbe come è stata tacciata, no? Nei secoli di idolatria, è stata sospettata di idolatria, perché dice tu allora preghi un legno, adori un legno. No, l'immagine è possibile rappresentare il volto di nostro Signore, quindi che è vero uomo e anche vero Dio, perché Lui ha preso la nostra carne e Dio si abbassa, si adatta al nostro linguaggio, al nostro mondo, per permettere questo incontro. A volte magari davanti a un'immagine sacra tanti provano anche dei sentimenti, delle emozioni, però ecco, si rimane forse più a un livello emotivo, o razionale o emotivo, mentre l'icona ti obbliga, ti educa a scendere più in profondità e quindi a scoprire che questo legame è a livello spirituale e quindi qualcosa che trascende i sensi, trascende il pensiero, il ragionamento in questo senso qua. Per questo forse è più difficile per noi tutto sommato accostarci a un'icona che non pensano a un orientale dell'estremo oriente, anche che proprio come indole sono più portati alla contemplazione piuttosto che al ragionamento razionale. Durante uno dei corsi di approfondimento di iconografia che ho fatto, una persona spiegandoci quella che poteva essere la differenza fra un'immagine sacra occidentale, magari rinascimentale, e un'icona era questa. L'immagine sacra rinascimentale si può definire una rappresentazione realistica, in quanto il pittore cerca di rendere più realisticamente possibile la scena, l'ambiente in cui si trovano, una natività, Maria con Giuseppe e il bambino. Mentre un'icona non è una rappresentazione realistica, ma è una presenza reale, quasi a livello del nostro, di Gesù sacramento per noi occidentali. Per quanto riguarda l'uomo che si pone davanti a un'immagine di un pittore rinascimentale, lui guarda, è il punto di partenza, è il punto di osservazione, e guarda un'immagine che gli dà l'impressione che ci sia una terza dimensione, che ci sia un mondo che davanti a lui. Mentre davanti a un'icona è l'icona stessa che viene verso di te, è il soggetto, è l'icona, è Gesù che ti guarda, è la Madre di Dio che ti guarda, è San Giuseppe che ti guarda, e tu vieni invitato ad entrare in questo mondo, e quindi questo ti obbliga a fare anche proprio un passaggio di mentalità, uscire dall'io, perché l'io è Dio e Lui ti invita e Lui ti fa la proposta e da Lui parte, Lui è Lui che ti ama, parte tutto da Lui, la nostra è semplicemente una risposta a un invito. In una delle mie prime visite a Don Divo si parlava, tra le altre cose, dell'impegno sociale, dell'attività caritativa dei cristiani e delle comunità ecclesiali. Don Divo osservò che spesso questo impegno e questa attività non sono segno di autentica fede e carità, e aggiunse mestamente: molti non amano Gesù Cristo. E vidi due rivoli di lacrime scendere dai suoi occhi e rigare il suo volto. Rimasi intimamente commosso e mi tornò in mente la folgorante parola di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: se qualcuno non ama il Signore,
sia anatema. Al centro della nostra esistenza ci deve essere soltanto il Signore Gesù. Ho accettato di buon grado di venire a celebrare per l'affetto e la stima profonda che ho nei confronti di Don Dino e sento veramente parte viva della Santa Chiesa di San Miniato. Considerai un dono speciale il fatto che non poté venire alla mia consacrazione episcopale, ma volle venire in tutti i modi al mio ingresso. Il 30 di maggio del 2004 volle venire nella cattedrale di San Miniato, dove lui era stato ordinato sacerdote, e presenziò al mio ingresso nella diocesi. Ecco, la nota di semplicità e di umanità che ha contraddistinto Don Divo è veramente un appello a ritrovare questi atteggiamenti che sono di grande rilievo, gli atteggiamenti appunto della misericordia, del perdono, della vicinanza, della compassione. Ma direi che la percezione più profonda di Don Divo è stata quella di capire che la vita concreta, la vita di una persona, la vita dentro il mondo può essere trasfigurata dalla presenza di Dio, può essere una vita divina.